Gentili signori e signore, buongiorno. Il convegno Buongiorno. verrà erogato tramite un canale di lingua in italiana e anche in cinese, quindi vi preghiamo di selezionare l'opzione funzionale per ascoltare gli audio nella lingua desiderata. Vi chiediamo inoltre di verificare la corretta fruizione di contenuti audio e video. In caso negativo, vi consigliamo di controllare la vostra connessione di rete e le impostazioni di Zoom. Invitiamo inoltre coloro i quali sono connessi tramite telefono cellulare a disattivare il Bluetooth e a fornire il consenso per l'accesso all'audio fin dall'inizio.网络连接是否顺畅？如果您是使用手机连接的，请关闭蓝牙。登录时，请按授权同意访问音频。Quindi oggi parlerò in cinese, quindi i signori italiani siete già pregati di cliccare sul canale italiano per sentire la mia versione italiana. Ecco, grazie. 尊敬的各位来宾、各位朋友，大家好！欢迎大家参加意大利和中国的教育体系文化讲坛。我是维托里诺科伦波基金会的副主席，讲坛的主持人王征。首先，请允许我对今天到场的各位嘉宾、各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。我宣布。讲坛现在开始。现在，让我们以热烈的掌声欢迎基金会主席 Stefano De Vecchi Bellini 先生为讲座拉开序幕。连接上，他正在处理一个技术问题，所以我们现在都先看一下第一个视频，就是意大利的这个教育体系的介绍。Quindi ora, intanto che arriva il Presidente, guardiamo il primo video di presentazione sul sistema scolastico italiano. Il sistema scolastico italiano. Cicli di istruzione scolastica. Scuole dell'infanzia. Scuola materna di durata triennale e aperta senza obbligatorietà a tutti i bambini italiani e stranieri con età compresa fra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre. Scuole del primo ciclo di istruzione. Scuola primaria. Scuola elementare. Durata di 5 anni, obbligatoria per tutti italiani e stranieri che abbiano compiuto 6 anni di età entro il 31 dicembre. Scuola secondaria di primo grado, scuola media inferiore. Durata di 3 anni, obbligatoria per tutti italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo di istruzione. Scuole del secondo ciclo di istruzione. Scuola secondaria di secondo grado, scuola media superiore. Percorso di studio della durata di 5 anni che si articola in licei, articolati in un biennio e un triennio, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione liceale propedeutico al proseguimento degli studi universitari. Istituti tecnici, articolati in 2 bienni e in un anno conclusivo, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica abilitante ad una professione. Istituti professionali, articolati in 2 bienni e un anno conclusivo, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale abilitante ad una professione. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione consente il proseguimento degli studi di alta formazione artistica, musicale e coreutica o universitari. Istruzione primaria. La scuola primaria è nota con il nome di scuola elementare, che era quello ufficiale prima della riforma Moratti. È un'istituzione obbligatoria che rappresenta l'istruzione primaria in Italia. Essa è divisa in 3 cicli, un anno singolo e 2 bienni. Istruzione secondaria. L'istruzione secondaria in Italia ha una durata di 8 anni ed è divisa in 2 distinti gradi,
La scuola secondaria di primo grado, nota anche come scuola media inferiore, la scuola secondaria di secondo grado, nota anche come scuola superiore, scuola media superiore. Primo grado. La scuola secondaria di primo grado, anche nota come scuola media, prima della riforma Moratti, scuola media di primo grado o scuola media inferiore, è un'istituzione obbligatoria che rappresenta il primo grado di istruzione secondaria in Italia. Vi si accedeva fino al 2003 con la licenza primaria, attualmente abolita. Ha una durata di 3 anni ed è svolta da alunni dagli 11 ai 14 anni di età. Fornisce un'educazione più approfondita rispetto ai temi già studiati durante la scuola primaria, con l'aggiunta dell'informatica e di almeno una lingua straniera. Il programma di studi è il medesimo per tutti gli istituti e deciso a livello ministeriale. Orario settimanale. Un piano di 30 ore, tempo normale, un piano di 36 ore, tempo prolungato. Solo per l'inglese è stabilito un numero fisso di 99 ore annuali, 3 ore a settimana, e per tecnologia 66 ore annuali, 2 ore a settimana. Materie. Italiano, 6 ore settimanali, storia e geografia con cittadinanza e costituzione, 3 ore, approfondimento in discipline letterarie, 1 ora, matematica, 4 ore, scienze, 2 ore, tecnologia, 2 ore, lingua inglese, 3 ore, seconda lingua comunitaria, 2 ore, spagnolo, francese o tedesco, arte e immagine, 2 ore, musica, 2 ore, scienze motorie sportive, 2 ore, religione cattolica o attività alternativa, 1 ora. Recentemente si sperimenta un corso musicale. Scelti alunni a numero chiuso con la facoltà di studiare uno strumento musicale, per il quale alla fine del ciclo vi è un esame. Al termine del terzo anno di studio, gli studenti sono soggetti a una prova di esame che permette il proseguimento degli studi a livello superiore. Secondo grado. La scuola secondaria di secondo grado, in precedenza scuola media superiore o scuola superiore, rappresenta il secondo grado del ciclo di istruzione secondaria. Vi si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media, al termine della scuola secondaria di primo grado. Prevede una durata di 5 anni, sebbene alcuni istituti professionali offrano un diploma professionale dopo 3 anni. Ogni corso di studi prevede una prova di esame finale, chiamato esame di maturità, necessario per ottenere il diploma ed avere accesso all'istruzione universitaria. L'esame si svolge ogni anno tra il mese di giugno e di luglio. Le scuole secondarie di secondo grado sono suddivise in 3 macrogruppi di istituti, a loro volta suddivisi in tipologie e indirizzi: licei, istituti tecnici, istituti professionali. Tutte le scuole secondarie condividono una formazione di base comune, mentre altri temi sono peculiari agli specifici indirizzi, come per esempio il greco antico per il liceo classico, l'economia nell'istituto tecnico economico e la scenografia nel liceo artistico. Licei. Il liceo consiste in una forma di scuola secondaria di secondo grado col fine di fornire allo studente una buona preparazione a forte valenza culturale con un'ampia formazione prevalentemente teorica nelle discipline umanistiche, letteratura, storia e filosofia, nelle scienze di base, matematica e fisica e in alcune materie collegate, arte, informatica, scienze naturali, scienze sociali, potendo così prepararlo per un'eventuale iscrizione all'università o nelle istituzioni di terzo grado e nei concorsi pubblici per i quali è richiesto il titolo. I licei permettono l'accesso a tutti i corsi universitari e all'istruzione terziaria. Ogni liceo prevede una specializzazione dell'offerta formativa nel proprio campo di interesse. Ogni liceo ha una durata di 5 anni, suddivisi in 2 bienni e nel quinto anno. I 6 licei previsti dalla riforma Gelmini. Liceo artistico. Percorso comune nel primo biennio, 6 percorsi a scelta negli anni rimanenti, orientato verso i temi artistici, sotto un profilo teorico, storico e pratico. Tra le materie prevede disegno, scultura, decorazione, grafica, design, audiovisivi ed elementi di architettura. Liceo classico. Indirizzo unico dedicato agli studi umanistici, comprende latino, greco antico, italiano, storia e filosofia come temi di studio principali. Liceo linguistico, indirizzo unico con l'accento sullo studio della cultura e lingua moderna straniera, in particolare l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco,
con una più recente attenzione al russo, all'arabo e al cinese. Liceo musicale e coreutico. Due indirizzi spesso connessi ad un conservatorio, dedicati a musica, storia della musica, danza e coreografia. Liceo scientifico. Tre indirizzi dedicati agli studi scientifici. Condivide una parte del programma con il liceo classico, ma è più orientato verso matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra e informatica. Liceo delle scienze umane. Due indirizzi di recente ideazione, dedicati maggiormente alle scienze umane, quali pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia. Ha preso il posto del precedente liceo socio-psicopedagogico. Istituti tecnici. Un istituto tecnico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado, di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico e appropriato di strumenti per ottenere un risultato, date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico. Gli istituti tecnici propongono un'ampia istruzione teorica polivalente, con una orientazione verso uno specifico campo di studi, per esempio economia, scienze sociali, amministrazione, legge, turismo. Si differenziavano inizialmente dall'istituto professionale sia per la durata legale del corso di studi di 5 anni, sia per la preparazione congiunta tra teoria e pratica che garantisce una base tale da consentire l'iscrizione all'università. Con la riforma Gelmini sono stati creati due macrosettori, quello economico e quello tecnologico. Ogni istituto è della durata quinquennale, con un biennio comune e introduttivo e un triennio in cui si affrontano le materie specialistiche date dall'indirizzo preso. L'istruzione è spesso integrata da un periodo di formazione pratico di 3-6 mesi, svolto presso aziende, associazioni o università, nel corso del quinto e ultimo anno di studi. L'istituto tecnico permette l'accesso a tutti i corsi universitari e all'istruzione terziaria. Tipi di istituti tecnici. Istituto tecnico economico, dedicato alle scienze economiche e manageriali, offre un'ampia istruzione teorica polivalente orientata specificamente verso l'economia, il diritto e le scienze sociali. Istituto tecnico tecnologico, dedicato alla tecnologia, elettronica, informatica, meccanica, trasporti, alla storia naturale, chimica e biotecnologie, grafica, costruzioni, geotecnica e settore agroalimentare e tessile. Istituti professionali. Un istituto professionale è un tipo di scuola secondaria di secondo grado che differisce dall'istituto tecnico per indirizzi. Nel 2015-2016 è stato messo obbligatorio il conseguimento di una qualifica regionale dopo il terzo anno. È quindi diventato obbligatorio svolgere un esame e successivamente, proseguendo gli studi fino al quinto anno, si consegue un diploma di maturità che dà accesso a tutte le università dell'istruzione terziaria. A differenza dei licei e più degli istituti tecnici, offre una formazione meno generica e più specializzata, grazie soprattutto alle alternanze scuola-lavoro che vengono svolte dal terzo anno fino al quarto. Un tempo era facoltativa l'alternanza in quarta. È strutturato con l'obiettivo di formare gli aspetti pratico-operativi dello studente per facilitarne l'accesso diretto al mercato del lavoro, offrendo una forma di educazione secondaria orientata ai temi pratici e permette allo studente di immettersi nel mercato del lavoro non appena ha completato gli studi, in alcuni casi anche prima, poiché taluni corsi offrono un diploma professionale dopo soli 3 anni anziché 5. I corsi hanno una particolare specificità rispetto al tema di indirizzo e tra i settori toccati ci sono la meccanica, l'agricoltura, la gastronomia, l'assistenza tecnica, la carpenteria e così via. Con la riforma Gelmini dell'anno scolastico 2010-2011 sono stati creati due macrosettori, uno per il settore dei servizi e uno per il settore dell'industria e dell'artigianato. Il prossimo video è sul sistema scolastico cinese.
Il sistema di istruzione in Cina è a gestione prevalentemente statale e fa capo al Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese. A livello provinciale, dipartimenti si occupano del sistema di istruzione, attuando politiche e direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione, adattandole sulla base delle esigenze locali. Tutte le istituzioni di istruzione superiore devono essere accreditate presso il Ministero dell'Istruzione. I programmi accademici sono accreditati dal Comitato Accademico del Consiglio di Stato, che ne determina la qualità. Le scuole private non hanno lunga tradizione in Cina, tuttavia di recente stanno prendendo sempre più piede grazie al loro approccio meno severo. Per quanto riguarda la dimensione del paese, la gestione del sistema di istruzione è decentrata e la qualità dell'offerta formativa varia in base allo sviluppo economico e di appartenenza culturale dell'area. Il livello di alfabetizzazione supera il 93% della popolazione, ma nelle aree rurali è molto più basso, soprattutto per le bambine. Ciò è spiegato dalla mancanza di insegnanti, dalla debolezza delle infrastrutture e dalla povertà, che non rendono accessibile a tutti l'istruzione scolastica. Il sistema di istruzione si basa su un sistema gerarchico, che distingue diverse tipologie di scuole, creando differenziazione tra istituti di serie A e di serie B. Normalmente nelle aree urbane ci sono le scuole migliori, mentre in quelle rurali le scuole sono meno prestigiose. Il sistema di valutazione è selettivo. La competizione fra gli alunni è diffusa e le classi sono molto numerose. All'interno della stessa scuola i ragazzi possono essere divisi in base ai risultati degli esami di fine anno e le classi vengono rimescolate in modo tale da creare gruppi omogenei che si basano sulle capacità degli studenti. Esistono le scuole chiave. Si tratta di scuole sperimentali d'eccellenza, solo per studenti col miglior profitto. Esse hanno priorità nell'assegnazione degli insegnanti e propongono programmi concentrati in meno anni. Sono i genitori in prima elementare a candidare i propri figli e negli anni successivi il risultato degli esami indica la classe assegnata. L'istruzione è obbligatoria e gratuita fino alla fine della scuola media. La scuola dell'obbligo è gratuita, ma si pagano i libri di testo. Per l'istruzione secondaria superiore sono previste tasse scolastiche. Per garantire alle famiglie a basso reddito l'istruzione superiore, esistono provvidenze pubbliche, posti di lavoro riservati a studenti all'interno di strutture scolastiche ed esenzioni fiscali. I cicli accademici. L'età di inizio della scuola elementare è 6 anni compiuti. Nelle zone rurali l'età di accesso è più flessibile. La durata e l'articolazione dei cicli di studio possono variare a seconda dell'area di riferimento, rimanendo a discrezione delle autorità provinciali. Nelle grandi città la scuola primaria dura 6 anni e la scuola secondaria 3. Nelle zone rurali la scuola primaria dura 5 anni e la scuola secondaria 4. L'istruzione primaria va dai 6 agli 11-12 anni ed è gratuita e obbligatoria. L'istruzione secondaria inferiore, scuola media, va dagli 11-12 anni ai 15 anni ed è gratuita e obbligatoria. L'istruzione secondaria superiore va dai 15 ai 18-19 anni e può essere tecnica professionale o umanistico-scientifica. L'istruzione post-secondaria si compone di diploma professionale 3-4 anni, laurea di primo livello 4 anni, laurea specialistica dai 2 a 3 anni a seconda della specializzazione e dottorato 5 anni se intrapreso dopo la laurea triennale, 3 anni se intrapreso dopo la laurea specialistica. L'istruzione secondaria superiore. Una volta conclusa la scuola dell'obbligo, scuola primaria e scuola secondaria inferiore, gli studenti scelgono se proseguire con la scuola secondaria superiore della durata di 3 anni. Prima di accedere, gli studenti devono superare un esame, il quale determina l'indirizzo che maggiormente si addice allo studente, standard o tecnico professionale. Nei 3 anni di scuola secondaria superiore, lo studente deve ottenere in totale 144 crediti, 116 crediti di materie obbligatorie, 28 crediti di materia scelta. Al termine, conseguiti i crediti formativi necessari, lo studente sostiene l'esame finale, equivalente all'esame di maturità, e verte su 9 materie. Lingua cinese, matematica, lingua straniera, fisica, chimica, biologia, storia, geografia e politica. Al superamento dell'esame, lo studente ottiene il certificato di scuola secondaria superiore. Il Gaokao. Il Gaokao è l'esame nazionale per l'ammissione all'università in Cina.
Viene effettuato una volta l'anno e il punteggio determina l'accesso e tipo di università accessibile o meno dallo studente. È basato su un sistema universitario piramidale. In cima ci sono le 100 università migliori, che formano i futuri dirigenti e funzionari. Nel 2003 è stato modificato nel modello 3 più X. Il 3 indica le materie obbligatorie, cinese, matematica e lingua straniera. E la X indica tre materie a scelta, tra chimica, fisica, biologia, politica, storia e geografia. Il punteggio massimo è di 750 punti, 150 punti per ciascuna materia obbligatoria e 100 punti per ciascuna a scelta. Nonostante la difficoltà, gli studenti che superano il Gaokao sono in aumento. Alcune università private consentono l'ingresso a studenti che non lo hanno superato, a condizione che possano permettersi le tasse universitarie. L'istruzione terziaria. Grande sviluppo dal 2006 al 2014. 20 milioni di studenti, numero definito come il maggiore al mondo nell'istruzione universitaria. Esistono tre livelli progressivi. Per proseguire gli studi, lo studente deve obbligatoriamente superare un test di ammissione per ciascun livello. Diploma di laurea di primo livello. Conferito al termine di un programma di 4 anni svolto presso un'istituzione di istruzione superiore. I programmi di medicina, architettura ed ingegneria durano di solito 5 anni. Al termine del percorso, gli studenti ottengono un diploma di laurea e un certificato di laurea. Master. Corso di studi di 2-3 anni e può avvenire sia all'interno delle università sia presso gli istituti di ricerca. Per accedervi è necessario un diploma di laurea e superare il test di ammissione. Gli studenti non possono aver superato i 35 anni di età. Il master prevede lo svolgimento di lavoro assegnato durante il corso e la redazione di una tesi finale. Per accedere a un dottorato è necessario superare l'esame di ammissione, possedere la lettera di referenza di almeno 2 professori e non essere oltre il 40° anno di età. Il dottorato ha una durata dai 3 ai 5 anni. Per gli studenti più meritevoli è possibile frequentare un corso combinato master-dottorato, che permette allo studente di non dover superare l'esame di ammissione per il dottorato e, una volta completato il programma, di ottenere direttamente il diploma di dottorato e anche quello del master. Esistono corsi professionali di istruzione superiore, in alternativa ai percorsi accademici universitari appena analizzati, durata di 3-4 anni. È previsto un percorso denominato Zhuan Sheng Ben, che indica il passaggio da un programma professionale a un programma di laurea. È previsto per permettere un percorso universitario anche a chi decidesse di intraprenderlo in un momento successivo. Migliori università in Cina. Secondo la QS World University Ranking, una delle 3 più note classifiche di università del mondo, tra le migliori università cinesi troviamo Tsinghua University, Peking University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, Zhejiang University. Gli indicatori utilizzati nel QS World University Ranking sono il riconoscimento di un ateneo nella comunità scientifica internazionale, la qualità dei laureati usciti dalle varie università, l'impatto della produzione scientifica, il grado di internazionalizzazione del corpo docente, il grado di internazionalizzazione degli studenti. Stefano De Vecchi 先生为这个我们今天的活动拉开序幕。Buongiorno a tutti e benvenuti al prezioso e prestigioso convegno organizzato dalla Fondazione Vittorino Colombo nella persona della sua vicepresidente, la bravissima Gloria Wang Zhang, insieme al consigliere Masciocchi, alla ricercatrice esperta Claudia Crimi e ad altri membri della fondazione. Ringrazio il nostro tecnico Loris Reale per la magnifica conduzione tecnica. Sono Stefano De Vecchi Bellini, presidente della fondazione Vittorino Colombo. La fondazione è autorevole e prestigiosa istituzione costituita a Milano il 15 luglio del 96 dopo la scomparsa del senatore Colombo. Ha ottenuto il riconoscimento giuridico della regione Lombardia e del Ministero degli Interni come moderna istituzione culturale attiva nell'ambito dell'alta formazione della ricerca scientifica e archivistica.
vi porto i saluti di tutti i nostri consiglieri del Consiglio Generale, ricordando che la cultura per la Fondazione Vittorino Colombo è uno strumento di dialogo tra i popoli molto importante, e oggi ne avremo una valida dimostrazione, come i bei convegni che hanno preceduto questo di oggi. Per l'Italia e la Cina, valori come la fiducia, la cultura e l'amicizia sono molto importanti. Primo risultato raggiunto, e ringrazio gli illustri relatori che hanno voluto essere con noi oggi, alcuni dei quali dei cari amici, e le autorità presenti cinesi con le quali confido di avverare presto una collaborazione che aiuti la vicinanza dei due paesi in un periodo storico abbastanza difficile. La cultura, l'Italia, la Fondazione Vittorino Colombo c'è per fare bene e meglio. La Fondazione Vittorino Colombo, infatti, è a disposizione per creare valore aggiunto, credendo che la cultura sia la vera unione tra queste due realtà come le altre nel mondo. L'istruzione, infine, dopo la cultura, è fondamentale per il progresso della società. L'educazione e l'istruzione sono importanti e i metodi di insegnamento vengono confrontati e implementati così da sviluppare un tessuto culturale internazionale e un potenziamento delle risorse immateriali. La comparazione e l'ascolto sono i primi passi per un miglioramento del sistema scolastico globale, di cui beneficeranno l'individuo, la società e le relazioni internazionali. Il convegno illustrerà infatti e comparerà il sistema scolastico italiano e quello cinese, al fine di produrre osservazioni e utili consigli per il loro miglioramento rispetto ai vari osservatori privilegiati delle persone che ne intervengono. Auguro quindi un buon lavoro, tanta salute a tutti e ringrazio ancora i partecipanti. Grazie Gloria. Grazie al nostro Presidente. Vorrei ricordare ancora a chi segue la lingua cinese di cliccare sul canale cinese. 中国的嘉宾就是我需要翻译成中文的时候，大家需要按中文频道，这样的话就听到我在中文频道上的翻译。前台长，您看一下，有选了中文频道了吗？刚才有听到我讲吗？接下来有请担任我们基金会的理事议员，同时也是律师、法律社会学博士。 比可可大学教授保罗马修基先生谈一谈，pro culturalità，轻文化，详细的阐述一下为什么我们的讲堂被形容为轻文化系列讲堂。大家欢迎。 Gentili signori, esprimo il mio ringraziamento al presidente della Fondazione Vittorino Colombo e alla vicepresidente Gloria Wang Zheng, che anche in questa occasione ha coinvolto relatori di alto livello, unendoli attorno a un tema di grande interesse. La Fondazione, con questi eventi continuativi, coltiva la costruzione delle relazioni internazionali nell'esempio di Vittorino Colombo, che si è impegnato perché i nostri paesi potessero trovare strade di concordia. Il quarto convegno proculturale per le relazioni internazionali tra Italia e Cina ha ad oggetto il sistema scolastico italiano e cinese, le rispettive prospettive di valore, di scambio e la ricerca di una possibile visione comune. Ancora una volta ricordiamo il significato di questo incontro e perché è chiamato proculturale. La Fondazione Vittorino Colombo sta promuovendo un modello per la formazione della cultura nella relazione tra i popoli, ossia una cultura nuova, non fatta di semplice scambio di interessi, osservazione reciproca, imitazione e adattamento. Un modello integrato di cultura tra due paesi che produca beneficio ad entrambi è capace di creare un collegamento sinergico e una formazione comune, esaltando le differenze e i diversi obiettivi. Proculturale significa costruire azioni comuni che ispirino prodotti ad alto valore aggiunto capaci di durare nel tempo. Questo può accadere grazie alla formazione, alla conoscenza delle persone, ai loro contenuti professionali, al know-how in una dimensione culturale di ampio respiro. In questo incontro i relatori affronteranno le questioni primarie della formazione e dell'educazione secondo linee tradizionali molto diverse, con l'obiettivo di comprendere quali siano le basi formative
che incrociano i patrimoni culturali italiano e cinese. L'istruzione è fondamentale per il progresso della società. E per questa ragione è importante che i metodi di insegnamento vengano confrontati e implementati così da sviluppare un tessuto culturale internazionale e un potenziamento delle risorse immateriali. Al centro della riflessione vi sono tre elementi: la valorizzazione dei talenti, la conoscenza come forma di integrazione, il potenziamento di una cultura economica grazie allo scambio nell'istruzione. Per valorizzare i talenti, cioè le qualità operative degli studenti, con riguardo alle relazioni tra culture diverse, occorre migliorare i metodi che eliminino le asimmetrie informative, permettendo di guadagnare al proprio paese quegli elementi della conoscenza che non sono ancora maturi. L'Italia da sempre si muove su questa via. E anche per la Repubblica Popolare Cinese non è una novità. Ad esempio, la politica della porta aperta di Deng Xiaoping ha garantito la formazione di molti giovani all'estero, portando in patria risorse intellettuali per lo sviluppo del paese. La conoscenza è una forma di integrazione delle persone nelle relazioni internazionali come conseguenza di questa visione. Quando un network formativo di alto livello è ben sviluppato, permette di formare persone integrate nel circuito internazionale con la chiarezza delle proprie radici. L'istruzione diviene così una leva dello sviluppo economico se inserita in un contesto di cooperazione tra formatori e allievi di diversi paesi. Quali ricadute pratiche possibili? Occorre considerare le potenzialità di uno scambio tra due paesi dall'alto valore aggiunto nella formazione e nel proprio patrimonio culturale, come l'Italia e la Cina. Questo scambio comincia già da ora a mettere radici nella semplice conoscenza e confronto delle nostre tradizioni e dei nostri differenti metodi. Proviamo ad andare oltre con le aspirazioni. È possibile immaginare un orizzonte in cui i giovani siano formati con l'obiettivo di costruire relazioni durevoli nella conoscenza oltre i confini, sempre a beneficio del proprio paese, grazie a formatori eccellenti che permettono di approfondire questa conoscenza, sviluppando al meglio le peculiarità presenti nell'educazione e nella tecnica. Lasciando contributi permanenti e indimenticabili, come Matteo Ricci e il senatore Vittorino Colombo, per guardare la parte italiana. Più di recente, la globalizzazione ha creato tutti i presupposti per rilanciare sul piano sociale una più ampia possibilità di realizzazione delle persone e delle istituzioni formative. Possiamo ritenere giunto il momento per pensare al sistema educativo con quest'ottica globale, ferma restando l'unicità delle culture di appartenenza e la particolarità dei metodi. La comparazione e l'ascolto sono i primi passi per un miglioramento del sistema scolastico globale, di cui beneficeranno, come ha detto anche il presidente della Fondazione Vittorino Colombo, beneficeranno l'individuo, la società e le relazioni internazionali. L'orizzonte di un perfezionamento richiede che si sviluppino relazioni efficienti e un ideale umano al quale tendere. Per noi della Fondazione Vittorino Colombo è possibile compiere questa proposta di conoscenza reciproca dentro un nome nuovo: proculturalità. Grazie. 下面让我们观看意大利和中国教育体系的这个视频，我们已经看过了，我们感谢一下，就是还有赞扬一下组织此次讲坛的研究生和志愿者们，视频的制作者和翻译者们，他们是 Martina Diana, Claudia Crimi, Elena Busson, Serena Villa 和 Gabriela Guerrero， 这些视频都是我们这些非常热爱中国文化的非常国际性的这个研究生们他们来制作的。 接下来请大家欣赏北京的任静雅教授的介绍视频。
任教授是中国民族文化艺术基金会美育专项基金分会主任，中国智慧工程研究会国际教育交流工作委员会主任，研学旅行全国青少年文化艺术展评委会长、副会长兼秘书长，中国管理科学研究员，青少年文化艺术品牌发展中心主任，东西方艺术协会中国分会执行主任，华人美育北京教育科技有限公司董事长。谢谢谢谢。先看您的视频。两国的各位嘉宾、对，先看您的，大家好，先看一下您的视频，大家。Professoressa Ren Jingjiao, direttrice del Fondo Speciale per l'Educazione Estetica della China National Culture and Art Foundation, segretario generale della giuria della National Youth Culture and Art Exhibition, direttrice del Centro per lo Sviluppo della Cultura Giovanile e del Marchio Artistico per il Ricercatore in Scienze Gestionali Cinesi. Presidente esecutivo della East West Art Association China Branch e presidente dell'educazione estetica cinese Education Technology & Co. Ha creato con il Golden Silk un centro di giuria per giovani talenti cinesi. Annualmente viene svolto un grande concorso nazionale, seguito da uno spettacolo finale di resoconto. Fondata nel 1988, la China Nationality Culture Foundation è un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro di raccolta fondi, guidata dal Ministero della Cultura e del Turismo e registrata dal Ministero degli Affari Civili. La fondazione si impegna attivamente per la rinascita della cultura e dell'arte dei popoli cinesi e per lo sviluppo del benessere pubblico. Questa fondazione ha svolto importanti compiti ed attività sotto speciale riguardo del governo e di numerose istituzioni e ha organizzato attività benefiche per la salvaguardia delle culture di vari popoli e per promuoverne lo spirito. Il Fondo Speciale per l'Educazione Estetica è un fondo speciale della Fondazione Nazionale Cinese per la Cultura e l'Arte sotto il Ministero della Cultura e del Turismo. Ren Jingya è la direttrice del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per l'Educazione Estetica, mentre il professor Zhang Qinghai, del Conservatorio Centrale di Musica, è il direttore esecutivo del Comitato di Gestione. Il fondo ha come scopo la promozione della cultura nazionale e il sostenimento di imprese. A questo fine sono state organizzate numerose aste di beneficenza, di calligrafia e pittura. Il Fondo per l'Educazione Estetica ha costruito una piattaforma fondamentale per lo scambio di opere d'arte per i giovani di tutto il paese. Ha realizzato diversi spettacoli e attività di scambi culturali e ha istituito il sito web dell'International Art Network. La speranza dei fondatori è che il fondo riesca ad adattarsi allo sviluppo moderno, senza però dimenticare l'aspirazione originale, tenendo sempre presente la sua missione. La Global Golden Silk Alliance è un'iniziativa congiunta della China International Education Television Station in collaborazione con dei media nazionali ed esteri e con delle imprese che si concentra principalmente sui paesi lungo la Belt and Road e che ha avviato il Golden Ribbon su scala globale. Ad oggi sono stati istituiti vari istituti di alleanza in 30 paesi, tra cui Canada, Germania, Russia, Sud America, Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Ungheria. In Cina si trovano il Comitato Jinzige Family Education, il Jinzige Youth Art Committee e quasi altre 1000 istituzioni. Durante il 2020, la Global Golden Threads Alliance ha svolto molte attività online anche in collaborazione con altre organizzazioni. Alcune di queste sono state il lancio da parte della Jiezong Alliance della Bright Spot Mobile Photography Art Public Welfare Lecture, la partecipazione di Jinzi Jiezong al seminario online internazionale How to Deal with Racial Discrimination Under the Epidemic,
L'evento globale di Tai Chi Quan, in collaborazione con l'Amministrazione Generale dello Sport Nazionale e la Beijing Wushu Association, la Mostra Nazionale di Cultura e Arte Giovanile di Jin Zijie, istituita con i giudici della Mostra Nazionale di Cultura e Arte Giovanile, una sfilata di Cipao sulla Grande Muraglia Cinese il 1 di ottobre. Ren Jingya, responsabile della Commissione Nazionale della Giuria dei Giovani Talenti di Altre Culture, ha creato con il Golden Silk un centro di giuria per giovani talenti cinesi. Annualmente viene svolto un grande concorso nazionale, seguito da uno spettacolo finale di resoconto. Ciao, 大家欢迎任教授发言。 中意两国的各位嘉宾，大家好。 首先祝贺两国首次教育，首次祝两国教育艺术讲坛圆满成功。 Successo di questo convegno qua italo cinese sul sistema scolastico italiano. Sono molto felice e emozionata oggi. Oggi, in occasione di questo convegno, vorrei anche invitare i bambini, i ragazzi italiani a partecipare attivamente alle attività che noi organizziamo. Adesso il mio assistente, professore Già, vi illustra questo progetto, che è un corso di pittura per accogliere le gare olimpiche invernali di Pechino. Pechino vi dà il benvenuto. <coughs> 各位教授，大家好。 我是任这个支援教授贾，然后我和大家为了响应这个第24届冬奥会和冬残奥会将在2022年在中国的北京和张家口举办。冬奥会呢不仅是一场冬季的盛会，也是一场彰显我们展评委在此。 Quindi noi abbiamo organizzato questa mostra di pittura che verrà illustrata proprio nelle gare olimpiche, in tema proprio della neve patria, è un evento internazionale. I bambini ragazzi da 4 a 18 anni. 给来自全世界孩子们的作品做展。Opere pittoriche di bambini di tutto il mondo possono essere messe in mostra per tutti quelli che vanno a vedere le gare olimpiche。研究会、工程、国际教育交流工作委员会和中国民族文化艺术基金会、美育专项基金会、中国东方文化。Sta dicendo tutti gli enti. Entrambi tutti gli enti che hanno supportato questo evento, questa attività di mostra. Quindi durante Tutte le premiazioni anche di gare olimpiche nelle occasioni importanti vengono esposte queste opere. Quindi possono partecipare le opere calligrafiche, pittura, tempere e anche
fumetti. 然后作品升级上来之后呢，直接发送到北京的任主任的地址。这个就是这个我家乡冰雪奇缘向大家征集信息。谢谢小贾。 有一个文档，我们有那个中文单独的文档，可以给大家看一下。我正在向小主持人叫他拉出来，就是您刚才讲的，他我们都有那个。没关系。Si scusa perché dice che è un po' emozionato。我们专门把这个展示文件翻译成意大利语的。Questo. <笑>都是他们底下的研究生，非常他们非常的有这个奉献精神。 Ecco, solo che non scorre, peccato. Sì, allora, quindi se Loris vai giù pian piano in modo che tutti possano dare un'occhiata a questo documento, qui praticamente l'assistente già aveva spiegato tutte queste cose. Ok, vado avanti. Quindi in realtà la mostra è già iniziata, però facciamo ancora in tempo a raccogliere eventuali opere italiane e spedire in Cina entro gennaio, perché le Olimpiadi cominciano il 5 febbraio.
Qui ci sono, diciamo, tanti sponsor organizzatori, anche i mass media più importanti della Cina, canali televisivi, piattaforme di news online. Questo evento è, diciamo, molto pubblicizzato, molto diffuso a livello nazionale. Ecco, supporto multimediale. Quindi durante, diciamo, l'inaugurazione della mostra verranno proprio i leader politici, i presidenti cinesi a presenziare e benedire l'evento e i vincitori del concorso potranno avere anche un catalogo con inserite tutte le opere che hanno vinto, che sono esposte, come ricordo, ma anche con questo catalogo dove ci sono tutte le foto anche di leader politici che visitano la mostra. Quindi è un concorso molto prestigioso. Quindi chiunque fosse interessato a saperne di più o a collaborare con la nostra fondazione per fare in modo che le opere dei bambini e ragazzi cinesi possano andare in questa mostra, potete contattarci. 我在跟他们说，如果有任何的这个嘉宾，在场的这个听众感兴趣参与这个活动的，现在我们还来得及，1月份之前来征集这些作品，然后寄到李教授的办公室那里，然后可以跟我们基金会联系，我们来协助这个活动。 就由你王主席那边去联系，去组织，统一说就行了。嗯，好的好的。嗯，quindi Loris, dopo questo file possiamo far vedere il video sulle la canzone promozionale delle gare olimpiche. Quindi siamo quasi in fondo. Mediala. Fine. Sì, vai tu. Welcome to Beijing. Welcome to Beijing. We're about
about to give it go. The Olympics are magical, passion set to grow. Welcome to Beijing, together we will go. Share your smiles in the winter world, you're the miracle. Share your smiles in the winter world. Adesso parte il video 6 che è Cheng Liansheng. Cheng Liansheng è oggi il vice direttore della China International Education Television Station e presidente esecutivo della Global Golden Thread Alliance. Inoltre è il rappresentante principale dell'Associazione Tedesca per la Promozione Culturale ed Economica in Cina. Egli ricopre anche altre due cariche. È infatti il presidente cinese del Consiglio Australiano per lo Scambio e lo Sviluppo dell'Istruzione Internazionale, nonché presidente del Comitato Speciale per i Media Finanziari della Zhongguancun Internet of Things Industry Alliance. Io 好的，首先呢，让我在今天开会会场所有嘉宾教授。Prima di tutto vorrei salutare tutti i professori, esperti e partecipanti di questo convegno. Siamo distanti più di 1000 chilometri. No, dopo l'intervento. E anche durante questa epoca di pandemia. In queste condizioni riusciamo a organizzare un convegno, un incontro online. Perché? Perché abbiamo uno stesso obiettivo. È l'obiettivo che vorrei oggi condividere. Diventare ambasciatori, rappresentanti di amicizia fra Italia e Cina e caricare di energia per tutto il mondo, per la civiltà dell'umanità. La prima parte. Vorrei presentare la canale televisiva, si chiama esattamente Educazione, l'educazione della Cina, canale internazionale. È nato 12 anni fa. Abbiamo 4 canali. 这个是四个卫星频道. Ci sono quattro diciamo proiettori terrestri, come si chiama, digitali, ecco. 我们还有呢 200多个子栏目. Hanno più di 200 programmi. Quindi a parte la canale normale televisiva sono anche su applicazioni online. Quindi è una canale globale, internazionale, che ha tutti i mezzi e diciamo canali attivati. Attualmente hanno già coperto 4 miliardi di popolazione come diciamo ampiezza di copertura del canale. Quindi in tutti i 5 continenti si può guardare questo canale. Si può ricevere questo segnale. Quindi è la canale più specializzata, più diffusa per diciamo, l'ambito di educazione nel mondo.
Quindi non solo facciamo mass media, facciamo anche il lavoro di educazione, di educatori. E il nucleo del nostro lavoro di educazione è per supportare tutti gli enti culturali, enti di istruzione, avere buoni servizi di promozione. Siccome abbiamo poco tempo, non parlo di più su questo canale, io ho già inviato il file di presentazione dettagliata a Gloria, vicepresidente della fondazione, che potrà tradurlo e far vedere a, diciamo, tutto il pubblico italiano. Seconda parte. E Italia e Cina hanno già stretto un rapporto diplomatico da 50 anni. Quest'anno anche il presidente Xi e anche il presidente italiano hanno già si sono chiamati al telefono per augurarsi questo momento. E sperano entrambi di poter far partire lavori concreti di collaborazione nell'ambito dell'istruzione. Italia e Cina hanno una storica collaborazione lunga proprio. La civiltà cinese è almeno di 5.000 anni, è capitale Roma dell'Italia e anche il centro della civiltà in Occidente. Quindi nella storia, in due momenti, Zhang Qian, che è questo diplomatico imperiale cinese, aveva aperto la via della seta. Quindi nella storia, quindi tantissimi anni fa, già fra Cina e Italia sono nate dei rapporti di amicizia. Negli anni recenti le collaborazioni fra Italia e Cina sono ancora più frequenti. Dal 2011 l'Università Popolare della Cina ha collaborato con l'Università Luiz dell'Italia. Hanno già eseguito tanti progetti insieme. Abbiamo creato, costruito insieme il Expo, il palazzo, diciamo, la sala espositiva dell'Expo Cina. Hanno insieme collaborato per costruire piattaforme digitali moderne. Quindi credo che ci sia molto spazio ancora per ampliare queste collaborazioni. Oggi la parte italiana e la parte cinese abbiamo insieme creato questo convegno e quindi è un'occasione, diciamo, creata da noi a livello civile, popolare, questa occasione di scambio. In Cina c'è un detto antico, un viaggio di 1000 chilometri comincia dal primo passo.
Quindi il motivo, l'obiettivo dell'incontro di oggi deve puntare sui progetti, sulle azioni concrete, che è la cosa più importante. 中国国家教育部这些，国家教育部呢，对中国的教育里，进行了一些改革，特别重要的是推出了，来减轻孩子负担的这样一系列政策。 Attualmente il governo cinese ha fatto riforma al sistema scolastico cinese per diminuire il peso delle materie, attenuare, diciamo, la pressione sui studenti. 我想我解读一下这个政策对于我们合作非常。 Io vorrei esporre questo mio pensiero che questa politica nuova cinese è molto favorevole per lo scambio tra Italia e Cina. Cina è una nazione di fitta popolazione. La concorrenza tra bambini è troppo forte. Quindi molti genitori purtroppo premono troppo sui bambini, no? Che studiano tantissimo per poter vincere tra tantissima concorrenza. In questo stato, per poter attivare di più, diciamo, le potenzialità dei bambini, secondo, diciamo, il corso della natura, ha deciso di diminuire, diciamo, il peso dello studio. Primo passo è all'interno della scuola, ma anche fuori della scuola. Come materie, quindi il governo vuole che i bambini, i studenti possano partecipare più a attività extracurriculari nella scuola, quindi fuori dalla scuola. Quindi vengono promosse tantissime attività fuori dalla scuola, soprattutto per dare occasione ai bambini di esibirsi in forma artistica, promuovere la crescita salutare, sia fisica che mentale dei bambini. La seconda parte. Investire di più, impegnarsi di più nelle risorse di materie artistiche, aumentare di più la squadra di insegnanti artistici. Terza parte, fare ricerca sui nuovi metodi di istruzione in modo artistico. Così da creare uno spazio molto bello dove possono partecipare alle attività sociali, quindi attività culturali e artistiche fuori scuola, attività sociali e artistiche, anche sportivo. Perché sottolineo questi aspetti? Perché so che l'Italia, fin dal rinascimento, è incredibile gli italiani. E ci sono moltissime risorse culturali e artistiche in Italia. Molti contenuti italiani sono famosi, sono molto influenti a livello internazionale. Dal
da quando penso abbiamo aperto le porte, gli studenti cinesi amano molto interagire con le culture straniere. E assorbire, diciamo, le buone tecniche anche degli stranieri. Imparare da stranieri le buone, le belle arti. Quindi oggi siamo qui a fare questo incontro. Siamo tutti personaggi di successo in questo ambito di istruzione. Quindi possiamo attivare le risorse che abbiamo già e fare collaborazioni multidimensioni. Multilivello. Così possiamo avere più vantaggi nelle attività di scambio culturale in generale. In particolare, vorrei segnalare i contenuti con i quali possiamo fisicamente, praticamente realizzare negli scambi di tale cinesi. Il primo, prima dell'incontro, prima di oggi, abbiamo già conversato con il vicepresidente Gloria Wang sulle sue idee, anche le nostre idee di educazione. Abbiamo saputo che la Fondazione Vittorio Colombo ha un progetto di una base culturale scolastica versatile per unire tutte le azioni e attività di interscambio internazionale. Noi possiamo portare gli elementi della cultura tradizionale cinese in Italia. Possiamo attivare scambio di studenti e far portare anche elementi tradizionali artistici culturali italiani in Cina. La seconda parte, noi siamo già molto attivi nella promozione, no? Con la canale televisiva e siamo connessi già con molti paesi del mondo. Quindi possiamo unire anche le forze dagli altri stati europei, asiatici, Africa, quindi in questa base culturale possiamo unire vari popoli del mondo. Quindi questa base diventerà un punto di incrocio di scambi di tutte le forze, diciamo, della più buona, più bella del mondo in Italia. Diventerà un punto di intersezione, diciamo, di tutte le risorse migliori.
第二方面呢，我们在三年前就在全球范围内建立了金丝结联盟。 Tre anni fa abbiamo creato una alleanza, si chiama Golden Seed. 那么这个金丝结联盟 实际上 in realtà contiene già, comprende già tantissimi contenuti focalizzati. Ci sono tre contenuti. Il primo punto è l'amore universale dell'uomo, dell'essere umano. Quindi, indipendentemente da nazionalità, etnia, noi abbiamo da tenere questo amore universale, questo amore che è benvenuto per tutti i popoli. Noi che siamo uomini nel campo dell'educazione dobbiamo trasmettere questo amore ai nostri bambini, giovani. Secondo punto, secondo contenuto, aspiriamo una pace mondiale. Abbiamo bisogno di un ambiente pacifico e stabile. Chiunque cittadino di qualunque paese ha bisogno di questo ambiente pacifico sicuro. Quindi tramite questa alleanza mondiale di Golden Sync stiamo lanciando questo slogan di pace mondiale. Terzo contenuto. Questo è il destino, diciamo, unico oppure condiviso di tutte le persone del mondo. Quindi il destino di ogni singolo cittadino è connesso con il destino dell'umanità. Quindi tutti devono unire insieme per raggiungere amore, pace e condivisione. Dopo tre anni di impegni abbiamo creato una alleanza di 30 paesi del mondo. È un'associazione non profit, non governativo, che promuove civiltà. Quindi, avendo questi punti salienti, diciamo spirituali, quasi per dire, possiamo promuovere insieme vari progetti. Ogni anno la nostra canale svolge tantissime attività in tutto il mondo. Festività, festival, soprattutto per i bambini e i ragazzi. Abbiamo avuto collaborazioni molto, molto di successo. Quindi i bambini anche di vari stati collaborano insieme per svolgere queste attività. Da 2020, da quando c'è la pandemia, non abbiamo smesso di fare attività. Abbiamo svolto attività online. In futuro, anche gli amici italiani potete venire insieme online, partecipare alle nostre attività e compiere insieme questa missione sacra dell'educazione per una generazione libera. La collaborazione tra Italia e Cina deve essere duratura e stabile. Quindi,
包括中国国际教育电视台，包括我们全球金丝节联盟，还包括我们仁主任这边的基金会，我们都会共同的和我们意大利的基金会一起确定我们的合作模式。 Quindi insieme la mia canale televisiva, l'alleanza Medesic e anche la fondazione del fondo speciale di arte e sport della professoressa Len, tutti i suoi amici di cui rappresenta e anche la fondazione di Torino Colombo, insieme possiamo raggiungere questi obiettivi. 然后呢, 我们可以选... Faremo una pianificazione delle strategie, scegliamo, selezioniamo i settori dove possiamo iniziare subito la collaborazione e possiamo fare in modo che veramente, concretamente si realizzano i progetti. 祝我们的大会来, lascio parola anche agli altri relatori. Auguro buon successo di questo incontro. Auguro a tutti i presenti buona salute e grande felicità. Grazie a tutti. Grazie 积极和成功的文化推广的这个模式，啊，非常感谢。现在，请大家欣赏西安大学中文系教授、教育家、意大利异中文化教育交流研究中心一方主席马利奥莫德尔教授的介绍视频，大家请观看。 哎呦，谢谢。 Maria Omodeo. Laureata in lingua e letteratura cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia, si specializza in Cina, dove vive fino al 1989. È stata docente di lingua e letteratura cinese per 10 anni presso l'Università di Firenze ed attualmente è docente di letteratura e cultura cinese presso l'Università degli Studi di Siena. Tiene corsi di lingua e cultura cinese aperti alla cittadinanza presso l'Università di Siena del Dipartimento di SFUCI e promuove corsi in scuole di ogni ordine e grado. Organizza e promuove scambi in ambito educativo accademico fra Italia e Cina, fin dal 1996. Ha collaborato con la ONG COSPE, di cui è stata presidente per 4 anni, dal 1991 al 2018, in programmi internazionali e nazionali. Attualmente collabora con la cooperativa sociale Tangram, dei cui programmi internazionali è coordinatrice. Dal 2018 è fra i fondatori del Centro Ricerche Interculturali e Documentazione Didattica Italia-Cina CRID, di cui è presidente. COSPE nasce a Firenze nel 1983 ed è un'associazione privata, laica e senza scopo di lucro. Dal 1984 opera in numerosi paesi nel mondo, attualmente in 25, con un crescente impegno e con programmi di cooperazione internazionale, sostenuti dalla Comunità Europea, dal Ministero degli Esteri italiano, dalla Regione Toscana e da altri enti locali. In Cina ha collaborato in programmi con donne di minoranze etniche, dal 1994 al 2017 e dal 1996 in programmi di scambi con scuole. La loro missione consiste nel promuovere il dialogo fra le persone e fra i popoli per un mondo di pace e di accoglienza. Lavora per un mondo a tante voci, dove tutte le persone possano vivere degnamente, con gli stessi diritti e per la costruzione di un mondo in cui la diversità sia considerata un valore. Il Centro Nazionale di Ricerche Interculturali e di Documentazione Didattica Italia-Cina CRID nasce con lo scopo di rilevare e diffondere materiali e metodologie didattiche, testi ed esperienze usati o realizzati in scuole, biblioteche e atenei italiani e cinesi.
Durante il seminario Cittadinanza e Costituzione Firenze 27-28 settembre 2018, promosso dal MIUR, è stato presentato il progetto CRID, Centro di Ricerca Interculturale e Documentazione Didattica Italia-Cina. Attualmente il CRID conta una vasta rete di partner, coordina la rete educativa fra Italia e Cina Scambiandosi Impara e gestisce una importante biblioteca bilingue di pedagogia e didattica. In Italia varie istituzioni accademiche hanno appoggiato e sostenuto il percorso della rete, come l'Università per Stranieri di Siena, l'Università di Firenze e l'Università di Siena, che oggi garantisce la supervisione scientifica delle attività del CRID. Anche altri atenei hanno inviato in Cina per percorsi formativi i propri tirocinanti, tra cui Ca' Foscari di Venezia, l'Università di Torino, l'Università di Bologna, Napoli, Roma 3, Bolzano. Tre università cinesi stanno collaborando alle attività del CRID: l'Università di Wenzhou, l'Università Normale della provincia di Zhejiang, l'Università Normale di Shanghai. Il centro CRID nasce dunque da questo consolidato rapporto e dal bisogno di raccogliere e diffondere le esperienze di eccellenza, i materiali e gli indirizzi didattici nazionali ed internazionali. Il Tangram è un gioco rompicapo cinese. Da una ricerca etimologica, il nome Tangram sembrerebbe derivare da Tang Gramma, le sette pietre della saggezza. Le sette tessere che compongono il gioco possono formare moltissime forme diverse. Si tratta di una cooperativa di esperti ed esperte in animazione territoriale e di comunità, in promozione del plurilinguismo e di programmi di cittadinanza attiva. Opera in alleanza con scuole, associazioni, enti locali e vanta una lunga esperienza in progettazione partecipata. Spazio multiculturale e plurilingue. La giostra rappresenta il progetto più importante della cooperativa. Il centro multiculturale educativo La Giostra è stato aperto nell'ottobre del 2001 con l'obiettivo di creare un punto di incontro per bambini e famiglie di diversa origine linguistica, geografica, culturale, al fine di favorire lo scambio, l'interazione, l'arricchimento e la conoscenza reciproca. Una vasta rete per costruire un ponte fra le comunità educanti, fra scuole e atenei d'Italia e Cina. Maria 教授为译中文化交流做了非常多的贡献啊，和潘校长一起，他们是两个搭档，历史搭档。然后呢，在托斯卡纳大区呢，建立了很多译中姊妹学校。 至今，这些学校都在进行很好的教师和学生互换和交流。下面我们欢迎玛利亚教授发言。哎呀，谢谢Gloria，谢谢大家，各位教授、各位研究家、各位领导，大家下早上好 ，Buongiorno a tutti，continuo in italiano。 Grazie. Prima di tutto davvero voglio ringraziare la Fondazione Vittorino Colombo per questa interessante serie di conferenze che sta organizzando. Aspettate che abbasso il volume, se no ho il ritmo. Io sono sulla canale cinese, magari se tu togli quella lì. Passo al canale cinese, scusami. Sì. Allora, facciamo così. No, ero già sul canale cinese. Adesso tu vai sul canale normale e io resto sul canale cinese. Ok. Così non mi senti. Prima di tutto voglio ringraziare la Fondazione Vittorino Colombo per l'interessantissima serie di conferenze che sta organizzando e per la bella opportunità che ci dà oggi di incontrarci per allargare le nostre reciproche conoscenze e per attivare nuove collaborazioni. L'esperienza di cui parlerò è quella di un programma di progettazione partecipata, come è stato appena mostrato da questa bella introduzione che abbiamo visto, nata dalla collaborazione di scuole, associazioni, istituzioni locali, prima fra Toscana e Zhejiang, quando si è sviluppata all'inizio degli anni 90, e che poi piano piano si è consolidata
è allargata fino a diventare una rete che opera a livello nazionale in Italia e in varie zone della Cina. Questa rete in Italia è nota con il nome Scambiando si impara, quello che abbiamo visto poco fa, ed è coordinata oggi appunto dal Centro di Ricerca Interculturale e Documentazione Didattica Italia-Cina, dall'Associazione per l'Interscambio Culturale Italiano-Cinese, di cui è il presidente, il preside Pan Shili, qui presente, che poi interverrà dopo di me, e della cooperativa sociale Tangan. Questa esperienza è nata in modo condiviso con gli Huaren, cioè i cinesi di prima e seconda generazione sino-discendenti che vivono in Italia, con le scuole in cui i loro figli, gli Huaren Zeni, studiano, con le associazioni, con le istituzioni locali, sia italiane, e con le scuole dell'area meridionale del Zhejiang, da cui proviene la maggioranza dei cittadini cinesi italiani, e anche insomma, da Shanghai o altre zone. La condizione indispensabile per il successo di questo percorso di animazione territoriale, va sottolineato, è stata quella del tempo. Abbiamo rispettato i tempi lunghi che sono necessari per costruire relazioni, per interpretare, conoscere il tessuto sociale in Italia e in Cina, le risorse e i problemi del territorio, per concertare con quella che oggi viene chiamata comunità educante, nel suo complesso, cioè insegnanti, genitori, nonni, operatori sociali, rappresentanti delle istituzioni, eccetera, eccetera, strategie di progettazione partecipata, appunto. Esperienze, perché le esperienze diventino stabili e davvero patrimonio di tutti, ci vuole tempo. Quel tempo che normalmente si considera sprecato se non produce risultati tangibili in modo veloce, in modo riconoscibile. Quel tempo, va detto, faticoso e lento, per usare le parole del sociologo Brunori, positivo e rassicurante, quello del dialogo, delle relazioni, cioè il tempo delle persone. Nei primi anni 90, quindi la storia che racconterò è una storia un po' lunga, comincia nei primi anni 90, quando arrivarono nella piana fiorentina, Prato, Campi Bisenzio, Firenze, in modo allora inaspettato, molte famiglie provenienti dalla Cina. In un primo momento queste famiglie furono considerate un problema didattico, va detto, per le scuole, perché cercavano di garantire ai bambini, ai ragazzi appena arrivati, il diritto allo studio, con tutta la fatica e i problemi di un mondo sconosciuto che si presentava alle porte toscane, e allo stesso tempo per offrire ai loro compagni di scuola italiani l'opportunità di conoscere un po' di più il mondo proprio grazie all'amicizia con bambini venuti da lontano, da tanto lontano. Devo dire una cosa, mi è piaciuto moltissimo l'intervento che abbiamo appena sentito, prego Gloria di dirlo al professor Nian, perché è stato veramente, come dire, apre davvero una prospettiva di collaborazioni enorme, abbiamo lo stesso sentimento. Tornando agli anni 90, chi di noi conosceva la lingua cinese, era in Toscana eravamo all'epoca molto pochi, aveva facilità di relazione con le famiglie cinesi immigrate, al di là dei luoghi comuni che li volevano spesso chiusi, in realtà devo dire abbiamo trovato un'apertura enorme. Abbiamo tentato in tutti i modi, assieme con i nostri interlocutori, di rovesciare la teoria che vedeva l'immigrazione cinese come un problema e mostrando invece quale tale immigrazione poteva essere una grande opportunità culturale per tutti, anche culturale, non solo economica, quindi naturalmente io parto dal punto di vista più culturale. Parallelo, fuori dalle scuole, sollecitati dalle famiglie cinesi che erano preoccupate che i problemi di inserimento degli adulti potessero influenzare in modo negativo anche la vita dei figli, in quegli anni abbiamo contribuito a fondare a Prato, insieme al Comune e all'Università di Firenze, un ufficio informazioni dedicato proprio ai cittadini di lingua cinese,
e nella provincia di Firenze, con il progetto dell'associazione COSPE, finanziato dalla provincia di Firenze e dalla regione Toscana, uno sportello itinerante di reciproca informazione chiamato Di Piazza in Piazza, che era una sorta di ufficio con le ruote in un camper che sostava in piazze, mercati, quartieri dove c'erano i capannoni di artigiani cinesi. Un'esperienza andata avanti molti, molti anni. Questo ufficio è diventato subito un importante luogo di aggregazione in cui venivano diffuse informazioni sulla documentazione necessaria per ottenere permessi di soggiorno, per entrare nella scuola, accedere alla sanità, sugli eventi culturali, e dove si raccoglievano però anche proposte culturali da parte dei cittadini cinesi che lo frequentavano. Per favorire la comunicazione abbiamo anche avviato la pubblicazione di un giornale bilingue, Yibao, cioè giornale cinese italiano, che veniva distribuito sia nelle fabbriche, nei capannoni dove lavoravano gli artigiani cinesi, sia nelle scuole, nelle edicole, nelle librerie, eccetera, eccetera. Anche questa redazione è stata utile per costituire una rete di persone che si dedicavano, diciamo così, alla costruzione di ponti di scambio fra cinesi e italiani, cittadini cinesi e cittadini italiani, fra Firenze, Prato e Zhejiang. Nel 1996 abbiamo poi fatto il primo viaggio a Wenzhou, nella sud della provincia del Zhejiang, anche a Ruyang, Wenchang, altre città, per vedere le scuole dove avevano studiato gli alunni cinesi che in quel periodo arrivavano via via in Italia. Volevamo capire se era possibile costruire una continuità didattica a distanza fra scuole italiane e scuole cinesi. Grazie al professor Pan Shili, che appunto all'epoca abbiamo conosciuto perché suo figlio studiava in una delle scuole con cui collaboravamo, è stato per noi possibile fare visita a tante scuole di provenienza dei nostri alunni, dall'infanzia alle superiori. Abbiamo poi incontrato assessori, abbiamo spiegato il lavoro sul territorio toscano con le famiglie cinesi, e abbiamo comunicato la proposta di avviare partenariati didattici. Devo dire che l'accoglienza è stata veramente molto grandiosa e la proposta è stata accolta subito. Pochi mesi dopo abbiamo invitato la prima delegazione dalla Cina, composta dal vice sindaco della città di Ruyang, da due presidi di scuole secondarie, e abbiamo fatto firmare il primo accordo di partenariato didattico della nostra storia, diciamo così. La proposta poi è stata accolta dal Comune di Firenze, che ha sottoscritto questo accordo, e in parallelo anche le autorità cinesi hanno cominciato a distaccare in Italia insegnanti per insegnare il cinese ai bambini di seconda generazione che crescevano in Italia, cioè bambini sino-discendenti, figli di famiglie cinesi che crescevano in Italia. Quindi possiamo dire che nei primi anni del 2000 Pan Shili è tornato ad occuparsi a tempo pieno di educazione, questa volta in Italia, attraverso la sua associazione di interscambio culturale Italia-Cina, e alle insegnanti in altre colonne portanti, diciamo, della scuola di cinese di Firenze che è cominciata in quel tempo. Poi via via abbiamo accolto numerose delegazioni dalla Cina, anche se all'inizio va detto onestamente che si faceva fatica ad avviare il partenariato con l'invio di delegazioni da parte delle scuole italiane e delle istituzioni italiane verso la Cina. Poi nel 2005 abbiamo organizzato una nuova delegazione verso la Cina, verso Hangzhou in particolare, dove abbiamo avuto la fortuna di conoscere il preside Ren Jichang di Hangzhou, della Hangzhou Xuejin Zhongxue High School di Hangzhou, molto nota all'avanguardia in Cina, che è diventata poi una grande sostenitore dei partenariati didattici. Poco dopo il preside Ren è venuto in Italia e è cominciato così, insomma,
piano piano circa 20 scuole e università cinesi e toscane e di altre, poi di altre regioni, Emilia Romagna, Sicilia, un po' dappertutto, hanno via via siglato accordi di collaborazione didattica organizzato con dei viaggi di studio anche per i bambini più piccoli a partire dal secondo ciclo della scuola primaria. Quindi bambini anche di quarta elementare più piccoli che abbiamo spedito e di terza elementare più piccoli che abbiamo ospitato. Negli ultimi 10 anni sono state organizzate tante delegazioni di scuole elementari, medie, superiori, inferiori, sia italiane verso la Cina sia cinesi verso l'Italia. Almeno ogni anno anche una delegazione di insegnanti e presidi dall'Italia alla Cina e dalla Cina all'Italia e 3 delegazioni istituzionali a cui hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell'Istruzione italiana, degli uffici scolastici regionali, con incontri sia a Pechino, anche a Pechino con l'ufficio governativo Chaoban nazionale, e sia a livello invece della provincia Zhejiang con il Chaoban provinciale, con dirigenti di scuole e università. Sia alla prima sia alla seconda delegazione ha partecipato Vinicio Ongini del Ministero italiano, che è molto stimato dagli insegnanti italiani per i suoi libri sulla pedagogia interculturale e che è un importante animatore anche dei nostri partenariati didattici con la Cina. L'ultima delegazione ha avuto luogo proprio a novembre del 2019, prima della chiusura internazionale, con la vice governatrice della regione toscana e con la vice sindaca di Firenze, che oggi è diventata dirigente della regione toscana. Nel frattempo, nell'ottobre del 2018, è stato fondato il CRID, sulla base della lunga e positiva esperienza della rete educativa che abbiamo imparato. Possiamo perciò dire che il successo di un partenariato di questo tipo è reso possibile solo dei molti portatori di interesse, dagli stakeholders del programma di partenariati didattici che sono poi stati riuniti nel nostro caso fra i fondatori del CRID e che in Italia sono associazioni, università, in particolare quelle già citate di Siena, ma anche l'UMSA di Roma, eccetera, eccetera, le scuole, istituzioni a tutti i livelli. Così come in Cina gli stakeholders sono università come l'Università di Wenzhou, l'Università Normale del Zhejiang, l'Università Normale di Shanghai, eccetera. E soprattutto, come sempre, le scuole. Una menzione, ora io non so, forse è un po' lunga, però vorrei citare ancora l'importante ruolo della scuola di cui il preside Pan è direttore, la scuola di cinese di Firenze, che opera dentro la scuola pubblica italiana. Rispetto alle altre scuole che si trovano in Italia, la caratteristica principale di questa scuola di lingua cinese per bambini di seconda generazione è che le lezioni sono proprio dentro la scuola pubblica italiana. Quindi sono riconoscibili dai bambini come una proposta della loro scuola. E dobbiamo sì, in questo caso anche ringraziare, devo dire, il consolato di Shanghai che ci ha sempre sostenuti in questa complessa situazione. Una seconda opzione strategica che abbiamo voluto portare avanti rispetto ad altre esperienze è quella di fare corsi di tutti i giorni, cioè quotidiani, quindi una materia che per i bambini sino discendenti era riconoscibile anche in Cina come una come possiamo dire, come una attività curricolare da tenersi tutti i giorni, quindi una materia importante per tutti, per i loro insegnanti. Um,
un altro elemento importante è stato quello di coinvolgere in attività didattiche un po' tutte le classi. Salto un pochino, Gloria, la sto facendo un po' impazzire con la traduzione, immagino, però mi sembra che sono andata un po' lunga forse e quindi sto cercando... Non ti preoccupare, io riesco a starci un po' più veloce. Grazie. Dimmi tu, Gloria, se sono troppo... Sì, vai pure, perché quello che dici è molto importante. Siamo nei tempi, benissimo, grazie. Quindi, grazie al Consolati, grazie al Ministeri, grazie a Ciao Ba, abbiamo potuto lavorare nella organizzazione e nella formazione di insegnanti sia in Italia che in Cina, quindi in modo assolutamente reciproco. Uno dei nostri ambiti poi di maggiore successo sono poi un'altra cosa che forse ci caratterizza, i corsi di lingua italiana nelle scuole del Zhejiang, tenuti da volontari laureandi delle università di Siena, Firenze e altre università italiane, Venezia, anche Roma, Napoli, Torino. Anche questi corsi sono iniziati all'inizio, pensavamo solo di fare una cosa utile per i bambini in attesa di venire in Italia per il ricongiungimento familiare, ma poi abbiamo visto che sono diventati una utile occasione culturale per le scuole cinesi, o almeno così ci hanno detto le scuole cinesi, perché hanno aderito molto numerose a questo programma. E sono stati utili anche per i nostri volontari, tantissimi, anche 30, 40, 60 in un anno, che da questa esperienza sono tornati sempre entusiasti e arricchiti culturalmente. A tutte queste attività si aggiunge il fatto che, diciamo, un'osservazione importante, non sto adesso a elencare tutte le attività che vengono fatte, che spero di poter continuare, che noi potremo continuare di comune accordo anche con le attività che la Fondazione sta promuovendo, perché quello che ci ha permesso di evidenziare è che si possono sperimentare nuovi curriculum internazionali. Nuovi curriculum internazionali significa che fra le scuole possono collaborare proprio in una programmazione comune in alcuni ambiti. 所以呢就是可以让这些孩子能够更国际化，然后不仅仅是就是说本来的那些科目，学校里的那些科目，还有就是我们的这个美育教育嘛，文化艺术方面的配合。 nuovi modi di scambi didattici internazionali. 所以我们可以共同研发这种新的模式合作模式啊，就是关于美育方面，就是互相这个教学。比如说意大利高中开始就有多个语言的学习。attività nell'ambito turistico e alberghiero sicuramente sia per l'Italia sia per la Cina possono essere costruiti curriculum internazionali in modo comune fra Italia e Cina. La risposta avuta finora è molto incoraggiante in questo senso, ci mostra che è possibile.
è una cosa che, che sta nascendo naturalmente, perché il curriculum internazionale è un ambito complesso da strutturare, ma possibile. Con l'incontro di oggi, concludo, vogliamo davvero confermare come CRID, come Tangram, la nostra intenzione di collaborare con tutti coloro che operano per mettere in contatto in modo concreto scuole italiane e scuole cinesi di ogni ordine e di ogni grado, appena la situazione del Covid ce lo permetterà. Siamo quindi davvero grati alla Fondazione Vittorino Colombo e alle altre istituzioni che oggi sono qui, che sono qui presenti, ai ricercatori, ai professori che sono intervenuti, per il sostegno che danno a questo tipo di scambi e per questa grande opportunità di consolidare le esperienze fra i nostri due paesi. Sì, sì, già, grazie a tutti, veramente. Grazie tantissimo Maria. Ci conosciamo da 2012, quindi... Abbiamo fatto tanta strada insieme. Sì, 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 sì.就是我和这个潘校长和玛利亚教授认识是2012年的时候，因为当时我要创立这个木兰中文学校嘛，然后我自己又没有经验，所以呢，我就通过一个朋友，正好是潘校长的这个亲戚，然后就说，哎，我的亲戚办学校办的特别成功，我是特别先进啊，然后就眼见到佛罗伦萨去了，我就从我这个城市三个小时的路程到他那里去取经，然后创建了我的这个学校。 然后把他的这个先进模式都整套的搬过来，所以我非常崇敬潘校长和这个玛利亚教授，你们这么多年对这个意大利的华文教育，还有这个中国和意大利这么远之间的这个文化交流所做的所有的努力和贡献，真的这是96年到现在都多少年了，这等于说是一辈子的一个工程，真的是不容易。 Ho detto che dal 2012 che conosco Maria e Presidente Pan perché io dovevo costruire la mia scuola Mulan qui a Mantovano per i bambini cinesi e io non essendo esperta mi sono rivolta a Presidente Pan che ho sentito da un suo parente qui è di Mantova che il suo modo di gestire scuola è all'avanguardia, quindi sono andata lì a Firenze, ho conosciuto loro due e pari pari ho importato da loro tutto il metodo di gestione della scuola cinese e quindi da sempre io ho ammirato e rispettato il loro grandissimo contributo, no? sia per diciamo, l'educazione dei bambini cinesi in Italia sia per gli scambi fra Italia e Cina. Grazie mille. 下面有请终于有请我们意大利佛罗伦萨中文学校创始人校长、意大利佛罗伦萨中意文化交流协会会长、意大利文化教育一中文化教育交流研究中心中方主席潘诗礼校长发言。Invitiamo il presidente Pan. 尊敬的各位领导。 教授、专家啊，今天啊，由这个王真主席啊，能够主持我们这一次中意这个文化教育交流的这样子一个视频啊，我动我非常高兴啊，向你们学习。刚才玛利亚啊，也就是我们这个意大利的这个大学教授，是我们意大利意中文化教育交流研究中心的。 主席啊，他是不是一番主席，他是我们这个研究中心的这个主席。他在介绍当中，这个基本上都要说到，
Quindi dal suo discorso avete forse saputo che come abbiamo collaborato insieme questi anni. Io provengo da Zhejiang, una città di Zhejiang. Sono in Italia da quasi 30 anni. Ho fondato una scuola. Questa scuola è stata fondata grazie all'aiuto di Maria. Tramite lei siamo riusciti a entrare in questa scuola italiana nel 2001. Quindi quest'anno abbiamo compiuto 20 anni. Vorrei farvi vedere un video di rapporto, 4 minuti questo video, del risultato della nostra scuola. Loris, lui deve condividere un video. Sì, Flavia sta dando la condivisione, un secondo solo. Dura 5 minuti. La scuola di lingua cinese a Firenze, si trova a Firenze, che è una città molto famosa nel mondo, una base culturale. La scuola è nata nel settembre del 2001. Le aule sono fornite quindi dal governo italiano. Siamo integrati con la scuola italiana. Noi abbiamo i materiali di studi, di istruzione, come quelli in Cina. Abbiamo 700 studenti, 21 insegnanti. Abbiamo avuto riconosciuto dal MIUR italiano. All'inizio della costruzione abbiamo già puntato a un'educazione di qualità, quindi buone regole, anche una gestione scientifica e scambiando si impara questi principi. Quindi fin dall'inizio abbiamo standard abbastanza alto di obiettivi. Quindi abbiamo una formazione molto standardizzata, molto regolare. La sua prima caratteristica è che è integrata nella società italiana. Abbiamo ottimo rapporto con la scuola italiana e facciamo spesso attività insieme. E siamo spesso invitati da MIUR e da altre scuole italiane per condividere le nostre esperienze di successo. Noi siamo una scuola regolare, nel senso che abbiamo la licenza. Abbiamo tantissime regole, sia per gli studenti, sia per gli insegnanti, sia per la gestione. In generale, gli studenti possono avere borse di studio se sono bravi, anche per gli insegnanti ci sono diciamo premi se sono bravi. Abbiamo il giornalino della scuola, abbiamo il sistema di comunicazione con i genitori, abbiamo anche ogni anno per festa del fanciullo, il 1° giugno facciamo un festival. Oltre alle materie di lingua cinese, facciamo anche ogni sabato pomeriggio abbiamo matematica, inglese, danza, computer, scacchi, storia, musica, lavori manuali, taglia carta, artistica.
e anche, organizziamo anche varie gare, convegni, per far conoscere i bambini cinesi non solo la lingua ma anche la cultura della Cina. Quindi i bambini non solo imparano la lingua ma anche la radice culturale della madre patria. Abbiamo una squadra giovane e professionale di insegnanti e provengono da Hangzhou, Wenzhou, Jiaxing. Sono tutti diciamo, studenti di scuola magistrale diciamo, di queste università cinesi. Hanno esperienze molto vaste di insegnamento e hanno la molta qualità diciamo, di insegnamento per quello che abbiamo attivato tantissime iscrizioni. Anche se è successo la pandemia, non abbiamo mai smesso di svolgere le lezioni, abbiamo attivato subito lezioni online, abbiamo utilizzato metodi all'avanguardia. Anche nonostante tutto siamo riusciti a raggiungere e mantenere i buoni risultati. Dal 2006 abbiamo partecipato 16 volte alla gara di temi di studenti cinesi mondiali e abbiamo sempre vinto tantissimi premi. Quindi 125 studenti hanno vinto premi. E abbiamo il riconoscimento, l'affermazione delle famiglie, della società. Quindi siamo una piattaforma di scambio culturale italo-cinese, facciamo il ponte, quindi abbiamo fatto 5 primo. Primo abbiamo fatto fare gemellaggio di scuole tra Wenzhou, Lian e questa scuola fiorentina. Poi per prima volta della storia dell'Italia hanno qui fatto un accordo tra le scuole per portare insegnanti cinesi in Italia a insegnare. Quindi per prima volta nella storia un gruppo di studenti italiani vanno in Cina e per i cinesi vengono in Italia. Quindi nel 2014 quindi con COSPE, con MUSE, con la Regione Toscana, con l'Associazione di Scambio Culturale della Cinese di Firenze, abbiamo fatto un'alleanza insieme con tutti questi enti. I nostri insegnanti spesso sono invitati a insegnare la cultura cinese nelle classi di bambini italiani. E ci sono anche mass media italiani che vengono a intervistarci per il nostro successo di integrazione. E President Ban ha anche incaricato dall'Università di Zhejiang come professore di ricercatore per insegnare lingua cinese. Insomma, ricopre varie cariche onorarie. E la scuola di lingua cinese, la loro diciamo, squadra artistica, sono spesso invitati a partecipare, esibirsi no, nelle varie attività di comuni italiani. Facciamo spesso organizzazione di delegazioni italo-cinesi per visitare le scuole. Grazie.
Quindi abbiamo firmato accordo di scambio culturale con varie scuole cinesi, università cinesi. Abbiamo anche fatto parecchie donazioni per Covid, per dove ci sono carestie. Quindi in 20 anni abbiamo organizzato tantissime attività che hanno creato una influenza positiva. E quindi tanti canali televisivi cinesi ci hanno intervistato come un ente, diciamo, di educazione e anche di scambio culturale di successo. Il nostro obiettivo è di coltivare bambini che, come si canta nella canzone della scuola, che possono crescere in modo solare. E qui c'è uno slogan, realizzare il sogno di Via della Seta, collegare il mondo. Per festeggiare questo ventennio di anniversario, il nostro obiettivo è di migliorarci ancora, continuare a realizzare il sogno grande di coltivare il calendario. Questo è un rapporto del nostro lavoro di 20 anni. È abbastanza completo. Come piattaforma di scambio culturale con lo cinese c'è una storia. Nel 1996 Maria era insegnante di sostegno di mio figlio. Io ero un genitore. Quindi mi ha invitato per fare un colloquio per i suoi studi, la sua situazione scolastica. Appena vado a scuola, parlava con una lingua cinese molto, diciamo, liscia. Io ero la prima volta che andavo in quella scuola e ho sentito che un italiano che parla così bene cinese, ero molto felice. Quindi parlavamo della situazione di mio figlio. Allora abbiamo parlato, tirato fino all'educazione di Cina, di Italia. Quindi ho capito che era già membro della COSPE, quindi era proprio lì per aiutare i bambini cinesi neo arrivati in Italia che non sanno italiano e faceva alfabetizzazione. Quindi nella chiacchierata anche lei ha capito che io in Cina ero nel Ministero dell'Istruzione e lavoravo lì. Quindi Maria pensava come risolvere il problema di educazione dei bambini cinesi in Italia. Quindi a Natale di 1996 già abbiamo fatto una delegazione e siamo andati a Weihan Longsheng di Zhejiang. E quindi in quell'anno dopo siamo subito riusciti a fare 5 gemellati di scuole. Quindi da questo incontro sono nati tutti questi progetti. Quindi da quell'anno ci siamo conosciuti e poi io ho avuto l'idea di costruire una scuola di lingua cinese. Allora Maria mi ha aiutato dall'inizio. Quindi
这个教育局这个瑞安市政府来和这个comune di Rui An e città di Firenze hanno firmato un accordo. Quindi con la piattaforma di scuola, su questa piattaforma siamo riusciti a ampliare tutte queste attività. Quindi strada facendo abbiamo collaborato anche con il consolato, con il diciamo, ufficio di cinesi regionale. Dopodiché sono sviluppati più di 20 scuole generate. Quindi prima della pandemia ogni anno facevano scambi di studenti. A coppia si scambiavano gli studenti ogni anno. Dopodiché anche i presidi delle scuole generate si incontrano. E dopo è successo che i ministri no, dell'istruzione si incontrano. Quindi abbiamo combinato diverse diciamo, delegazioni importanti. Quindi a partire da Gemellaggi abbiamo fatto tantissimi altri lavori. E anche questa modalità che all'inizio è la città di Rui'an che spediva insegnanti cinesi in Italia nella mia scuola. Adesso diventa che è proprio il governo della città, l'Università di Wenzhou, di Hangzhou, loro scelgono i studenti della magistrale, diciamo quelli bravi, e vengono spediti qui, vengono insegnare la lingua cinese ai bambini cinesi e anche imparare la cultura italiana. Quindi quest'anno in settembre abbiamo fatto un altro accordo con l'Università di Mass Media di Zhejiang. Quindi è un'università artistica questa università. Quindi abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo promosso scambi dal popolo fino al governo. Quindi gli scambi ha quasi 30 anni di storia. Quindi abbiamo cominciato a studiare e fare ricerca su un metodo di insegnamento, metodo di educazione italiana. Per questo che abbiamo costruito, fondato questo CLID, il centro di ricerca di diciamo, materiali di istruzione italo-cinese. Sempre ho collaborato con il vicepresidente Wang Zhenggloria. In questo centro CLID ci sono anche membri che sono scuole. Quindi i studenti cinesi di per sé hanno, possono assorbire bene la radice della propria cultura.
imparano la buona maniera, cioè l'amore familiare, diciamo, gentilezza, rispetto. Ho scoperto che chi non sa la lingua cinese e persino facevano fatica tra figli e genitori a conversare. Quindi i genitori cinesi non sanno italiano e il figlio fa interprete. Allora il figlio si crede di essere grande, no? E fa di belle e non rispetta i genitori e si dilata la distanza tra genitori e bambini. Però quando hanno imparato la lingua cinese cominciano a veramente comunicarsi tra di loro, quindi aiuta tantissimo alla armonia e felicità di una famiglia. Quindi i bambini che sanno bene la lingua cinese hanno una famiglia più felice, questa è una scoperta. Poi ho scoperto che i bambini cinesi che frequentano scuola italiana tante volte si isolano da soli e non riescono a imparare bene le materie italiane. Non sono in uno buono stato di studio. Invece chi frequenta la scuola mia di lingua cinese ha imparato il metodo di studio, allora questo ha favoreggiato anche il suo miglioramento di studi nella scuola italiana, nelle sue materie italiane. Un genitore mi diceva che il mio figlio non segue la disciplina e non studia bene. Allora un insegnante italiano ha detto: porta tuo figlio alla scuola cinese che insegnano bene la buona maniera. Allora, quindi attraverso la sua scuola migliorano anche nella scuola italiana. Poi gli scambi fra gli insegnanti italiani e cinesi è molto importante, proprio a zero distanza. Abbiamo una scuola di alleanza. I nostri insegnanti ogni anno, a prima della Covid, e si siedono davanti uno a uno e discutono di un bambino. Come si comporta nella scuola italiana, no? E come si comporta nella scuola cinese. Così, collegando i due insegnanti, capiscono la situazione completa del bambino. Così sanno come regolarsi e migliorare la situazione del bambino. Quindi il MIUR ha riconosciuto il nostro successo in questi scambi. Perché ci sono bambini, no, che dicono bugie e dicono: non ho studiato bene materia italiana perché studio troppo cinese, oppure c'è la parte cinese: non ho studiato bene materia cinese perché ho troppi compiti italiani. Allora in questa maniera nessuno può scappare dal controllo. Quindi prima fra Italia e Cina è come se c'è un dislivello, no? Facendo scambi culturali hanno capito e conosciuto le culture reciproche e rispettano di più. Quando io svolgo le lezioni ci sono studenti italiani che vengono nel pomeriggio e ci creano disturbi. Paolo Cielo,
Allora, dopo un anno, questi studenti sono andati in Cina a fare la visita, no? Più di 10 giorni. Appena sono tornati, non hanno più questi disturbi. Gli studenti italiani sono diventati rispettosi verso di noi. Quindi ha aiutato tantissimo a mantenere la pace. Quindi semplicemente facendo un viaggio in Cina per qualche giorno uno già capisce profondamente la differenza delle culture e capisce da solo come deve comportarsi in maniera rispettosa. Dice che molti anni fa gli studenti cinesi che finiscono scuola superiore sono pochissimi perché non studiano bene l'italiano. Allora, questi ultimi anni nella loro zona gli studenti cinesi che frequentano e finiscono scuola superiore sono di più proprio grazie anche alle scuole di lingua cinese. Quindi in generale lui dice che grazie all'apprendimento di lingua cinese hanno capito l'importanza dello studio e quindi hanno studiato di più. Perché ora gli studenti cinesi all'estero hanno la possibilità di andare in Cina per andare in università, basta avere il diploma, quindi hanno delle agevolazioni, quindi hanno più voglia di finire i 5 anni di scuola superiore. Quindi per forza devono diplomarsi. Quindi gli scambi culturali italo-cinesi nell'ambito scolastico sicuramente ha promosso, diciamo, non solo una salutare crescita dei bambini cinesi, ma anche per una migliore stabilità e pace sociale. Oggi abbiamo ascoltato i discorsi di vari relatori e penso che dobbiamo continuare a impegnarci a migliorare ancora la situazione di educazione dei bambini in generale. E spero di collaborare con tutti voi.所以呢，就是今天我们有问嘉宾，但是嘉宾都在发言中体现出来了，就是中国政府在艺术与文化教育中最新推出的这个改革政策啊，这些政策将会给学生带来什么样的影响？然后我们意大利的这个保罗教授他也谈了，就是我们对新一代的这个新时代的人才啊，一个。 好的孩子，他的展望是什么呢？就是他是一个国际性的啊，一个包容性的一个人才，不仅仅说文凭是国际性，但是他也能够起到这个，就是说保存自己国家的这个根，但是呢，也能够融汇中西方的文化，对吧？可以就是这些孩子长大了，全部都是就是中西方的这个文化使者，全部都是和平的使者啊。然后呢？ 就是，所以我们所有在场人的这个愿望呢，就是能够大家可以，团结在一起，一起把这个下一代培育得更好，然后不仅仅是为中国、意大利两个国家做了贡献，而且我们可以起到一个带头作用，为全世界都做一个好榜样，促进全世界的和平和稳定、文明的这个稳定发展。 Adesso dico la parte italiana, quindi attraverso gli interventi di tutti i relatori abbiamo capito questa riforma importante del governo cinese
che vuole togliere, diciamo, il peso degli studenti e aumentare di più le materie, diciamo, artistiche per sviluppare di più la loro creatività naturale, no? E quindi da qui nasce la, diciamo, volontà e desiderio da parte del professore Chen di svolgere più attività di scambio culturale a livello artistico con l'Italia, perché l'Italia è il paese per eccellenza, no, di creatività e di arte. E poi educazione, come dice Tracy Pan, non solo è per una felicità di un bambino, della sua vita, no? Della sua capacità personale di lavoro, ma anche della nazione, ma favorisce anche una pace mondiale. Quindi i compiti di educatori non solo è a micro livello aiutato la crescita di una singola famiglia o singola persona, ma proprio a partire, come proprio la frase antica cinese, no? Il viaggio di 1000 chilometri parte dal primo passo. Quindi educazione è il primo mattone fondamentale per costruire la pace e la stabilità dell'intera umanità. Ringrazio tutti quanti, abbiamo superato il tempo, chiedo perdono, e abbiamo avuto anche qualche problema tecnico su Zoom, cercheremo di fare il meglio in futuro. Speriamo che l'incontro di oggi sia stato costruttivo e sia l'inizio di nuove collaborazioni concrete che possano realizzarsi. Arrivederci al prossimo convegno Feng Shui. Gloria. Sì, niente, allora il video no, l'ultimo video non lo mandiamo, mi sembra di capire. Facciamo la canzone finale. 让我们来听一首歌曲来结束我们今天的这个讲坛。In tutti i cinesi stanno accogliendo le gare olimpiche invernali di Pechino, quindi siamo al prossimo di questo evento importante. Allora abbiamo selezionato questa canzone che è Pechino di Da Benvenuto.迎接另一个晨曦带来全新空气气息改变轻微不变茶香飘满情谊我家大门常打开开放怀抱等你拥抱过就有了默契你会爱上这里不管远近都是客人请不用客气 相约好了在一起我们欢迎你我家种着万年青开放你一段传奇为传统的土壤播种为你留下回忆陌生熟悉都是高人情不用距离我说 今天的这个讲坛呢，我深刻的体会到教育界的这个人士、教授们都是多么充满爱心、正能量。四位嘉宾都一样，非常的正能量。北京欢迎你，在太阳下奔向呼吸，在黄土地刷新成绩。让我们。 王女士的主持的非常棒，让我们今天的活动能够顺利。我要向您学习，我看您在参加国际会议的这个经验肯定很丰富，我看您发言的时候都是先看我，嘴巴是不是已经讲完了，再讲下一句，是吧？谢谢，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 谢
originali per tenere il traduttorio, lui non si sente male di una frase e poi il mail si chiama in parte. Voi avete così, non sono nato così. Dice che oggi ha conosciuto la
Sono Maria, che conosco il capitano di Latinese e io che conosco molto veramente fare con le persone di grande successo. Quindi Maria, cosa va? Cioè, uomo, che ti fa mangiare tutto quello che vuoi, non passi? Passi in sì. 然后今天这个活动办得不是非常完美，有些细节不当，请让我们见谅，然后呢，多提意见，让我们能够把这个活动办得越来越好。